Ma ieri è stata una giornata abbastanza convulsa, poi alla fine conclusasi bene. C'è stata una netta, devo dire, sottostima del numero dei partecipanti. Avevamo nella memoria quelli di Rimini, che erano tra i 7 e gli 800, e qui sono arrivati più di 1600 delegati. Quindi c'è stato un momento di difficoltà per l'accesso alla sala plenaria, poi risolto grazie al buon senso di tutti, e tutti hanno potuto applaudire il Presidente della Repubblica, che devo dire è rimasto molto soddisfatto, molto contento, ha sorriso più volte, cosa per lui abbastanza inusuale, e ci ha fatto i complimenti alla città e all'organizzazione, quindi il primo giorno è andato molto bene. Beh, devo dire che c'è un riappropriarsi di un ruolo, o comunque la sottolineatura maggiore di un ruolo che ci ha dato il Capo dello Stato e che stamani mattina ha ripetuto il Ministro degli Interni. E i sindaci sono, volere o volare, il primo baluardo e spesso ultimo baluardo istituzionale che il cittadino trova sulla sua strada, e sono poi le persone alle quali si rivolgono per i bisogni e le esigenze più disparate. Quello che viene chiesto a gran voce da tutti è: uno, riduceteci la burocrazia. Ieri De Caro ha fatto un intervento spettacolare, bravissimo, che rifarei domani mattina io se potessi farlo, perché non è possibile che si debba perdere così tanto tempo per ottenere cose essenziali come l'acquisizione di nuovo personale. E l'altro, dateci anche qualche potere in più, non dico poteri commissariali, ma insomma qualche potere in più, perché nelle emergenze spesso noi siamo coloro che devono provvedere con delle ordinanze che ci responsabilizzano personalmente. Tutto ciò potrebbe essere evitato con un sistema di regolamenti che in caso di emergenza ci consente di intervenire senza bisogno di ricorrere alle ordinanze.